Si vede, si vede. Paglio Peruzzi, come mai stamattina qua? Stamattina siamo accanto ai lavoratori, come sempre, una vertenza durissima, un atteggiamento padronale unilaterale che disdice la contrattazione, che taglia salari, diritti, condizioni di lavoro che vanno peggiorando in tutti i centri di Carrefour, e giustamente finalmente siamo anche, c'è un risveglio di movimento e di lotta, di risposta da parte dei lavoratori. Lavoratori che ci hanno chiamato la Federazione della Sinistra a sostenerli, e agiremo immediatamente nel Consiglio regionale chiedendo che venga aperto un tavolo di trattativa, un tavolo che l'impresa sta rifiutando ai sindacati. Vediamo anche una sana unità sindacale che, al di là delle sigle, finalmente raccoglie il bisogno di conflitto che i lavoratori esprimono, perché sono esasperati, e siamo qua per questo. Allora Fabio, come mai qua? Siamo qua in solidarietà con i lavoratori che appunto sono in lotta per difendere il contratto integrativo, ma diciamo dentro questo contratto integrativo ci sono i diritti dei lavoratori, c'è il diritto appunto al contratto, c'è il diritto al salario, c'è il diritto a una dignità che purtroppo in questo paese arretra sempre di più, e per questo siamo qua oggi, ma insomma saremo in queste condizioni, in queste lotte ogni giorno. Ma la regione può fare qualcosa per questo? Sicuramente la regione, come dire, può fare molto, nel senso che intanto dare un sostegno vero a questi lavoratori significa imporre all'azienda di rispettare quelle che sono le normative, quelle che sono, diciamo, le condizioni per far sì che il contratto integrativo venga rispettato. Il nostro municipio a voi e alla vostra battaglia. Ci sono anche altri rappresentanti istituzionali qui con voi, ci sono i consiglieri regionali, i neoeletti consiglieri regionali Peduzzi e Nobile, ci sono i consiglieri del municipio, il consigliere Rabella, l'assessore alle politiche sociali, che di queste cose se ne intende, Maria Mazzei. Tutti noi siamo qui, insomma, per stare vicino a voi e lanciare anche un messaggio agli sfruttatori, a persone come dirigenti di Carrefour che, dopo aver razzolato tutto il razzolabile, adesso si rendono conto, che la crisi sta colpendo anche loro, perché i consumi si restringono e quindi non riescono a far altro che a sfruttare. Io sono Donatella Perissi, ho lavorato per circa 18 anni per questa azienda e all'improvviso, senza preavviso e nulla, sono stata licenziata il 24 febbraio solamente per aver assistito mia figlia nel mese di dicembre, che ha avuto dei problemi di salute. Oltretutto, oltre il licenziamento senza preavviso, l'azienda, come diceva Vittorio in precedenza, mi ha offerto dei soldi, perché era una persona scomoda, perché era una rappresentante sindacale della CGIL, una donna che non aveva paura di dire di no al padrone e portava i diritti di tutti i colleghi davanti alle riunioni che facevamo con l'azienda. Questa mia esperienza ha un simbolo anche per tutti voi, non solo per me che sto pagando in prima persona, ma anticamente si diceva: colpirne uno per punirne 100. Noi dobbiamo fare il discorso al contrario. Noi dobbiamo essere in 100 a dirgli no, basta, 100.000, perché 100 siamo pochi. I direttori ci pregano di non far scioperare i dipendenti, perché sotto Pasqua potremmo rovinare gli incassi di questa azienda. I profitti, ecco, i profitti. Il signor Quattrone manda una lettera nei posti di lavoro, rimandando alla coscienza dei lavoratori per mantenere il loro posto. Questa azienda era un'azienda leader del settore e ha deciso di buttare nel cesso più di 30 anni di contrattazione integrativa. Noi vogliamo rimetterci al tavolo e parlare, per migliorare anche una fallimentare scelta economica di questa azienda. La Carrefour è arrogante e pericolosa,
Ricordiamo cosa è successo in Belgio. La Carrefour chiude e licenzia 16.000 persone per aprire nei nuovi mercati dell'India. Il signor Quattrone dice che con il piano del collaboratore il lavoratore ci guadagna. Signor Quattrone, tieniti il tuo contratto per il collaboratore, ridacci il contratto integrativo. Signor Quattrone, tieniti il tuo piano per il collaboratore e ridacci il nostro contratto integrativo. Noi staremo qui e resisteremo, grazie. Grazie. Vediamo appunto che... Siamo drammatici, un momento drammatico per tutte le categorie, non soltanto per la carta, per il commercio. Per tutte le categorie, ma noi siamo un popolo di invisibili. Non si accorge certo il cliente che viene nel nostro supermercato, nel nostro centro commerciale, quello che noi stiamo vivendo ora. Per loro quello che succede è che per la nostra multinazionale ormai è tutto finito, è chiuso, non ci sono trattative, non c'è più nulla da dire, hanno chiuso tutte le porte, sia a livello di supermercato, di punto vendita, sia a livello nazionale. Noi qui adesso siamo per dire che non è così, dobbiamo buttarla giù quella porta, dobbiamo ricominciare a riparlare con la nostra multinazionale, perché non si può chiudere la porta ad anni e anni di trattative, un integrativo che dal 75 che sta su, non si può assolutamente chiudere la porta. E noi qui diciamo basta, apriamo questa porta. Grazie.